quinto e ultimo video della diga del Greno. Il mese dei morti e dei santi è passato ormai da qualche ora. Con l'arrivo del dicembre, le vette dei monti che coronano la Val di Scalve, da giorni un candido manto di neve le copre e fa presagire l'inverno che verrà. I ragazzi sono in trepida attesa dei prossimi regali. La chiesa si appresta ai preparativi per la festa del Santo Natale e su al piano del Greno, in questo primo dicembre del 23, ancora avvolto dalle tenebre, tutto è abbastanza tranquillo. Ma circa alle 7, fra perdite di acqua sempre maggiori, crepe che si stavano formando e rumori strani che si udivano, pezzi di calcestruzzo che cadevano dalla diga. Questi erano tutti segni premonitori che il custode della diga udì, ma che non immaginava che di lì a qualche istante, ancora avvolta dalle tenebre mattutine, preceduta da un boato indescrivibile, di schianto la diga crollò, scatenando nella terra scalvina il finimondo. Preceduta da uno spostamento d'aria che scoperchiava le case e buttava in aria le persone che erano in giro per il paese come se fossero dei fuscelli. Dopo pochi minuti piombarono giù dall'altura del piano del Greno col suo carico di morte sulla frazione di Bueggio i 6 milioni di metri cubi d'acqua contenuti nella diga, cancellando dalla faccia della terra tutto ciò che incontrava, lasciandosi dietro di sé solo morte e desolazione. La massa d'acqua, continuando la sua mortale corsa nel torrente Povo, dopo una manciata di minuti arriva nel Dezzo e pochi metri più a valle travolge la centrale di Valbona, della quale non possiedo le foto della sua distruzione. Però ho quelle della sua ricostruzione. Ancora pochi altri minuti e la massa d'acqua raggiungerà Dezzo. Che grazie a questo enorme sperone di roccia, buona parte delle sue abitazioni riescono a salvarsi. Ma per le rimanenti che costeggiano il fiume non ci fu via di scampo. E quando la massa d'acqua invase la centrale e una fonderia di ghisa, si scatenò fra fiamme e scoppi l'inferno. Però non possiedo foto da mostrarvi. Durante la sua mortale corsa, nei punti più stretti della valle, con i detriti si formavano degli sbarramenti, ma le ondate d'acqua che seguivano li sfondavano, andando a formarsi più a valle. Dopo un'altra quindicina di minuti giungono a Mazzunno, e per tutto quanto si trova in prossimità del fiume, non vi è possibilità di salvezza. Nemmeno per la centrale che vediamo come era prima. Ora invece ci vediamo ciò che è rimasto. La sua mortale corsa, dopo qualche altro minuto, giungerà ad Arfo. Ed anche qua, per tutto quanto si trova nel suo percorso, non vi è via di scampo. In questa foto vediamo cosa rimase dopo il suo passaggio.
Ora la massa d'acqua, non più stretta fra gole, può spandersi a piacimento. E giunta al piano, la sua forza di distruzione diminuisce. E dopo pochi altri minuti arriverà al lago d'Iseo, sul quale si videro galleggiare i cadaveri di diverse persone, trascinati dalla corrente. L'ondata di morte dal Gleno al lago d'Iseo percorse gli 80 chilometri in circa un'oretta. Immediatamente, diversi reparti militari che erano in zona si recarono sul luogo del disastro e incominciarono a dare i primi soccorsi alla popolazione. Ora, in silenzio, ci vedremo le immagini del disastro e le autorità che lo visitarono. Queste stupende foto d'epoca credo che non abbiano bisogno di commenti. Il signor Viganò, a 47 anni, nel 1928 morì e tutte le sue proprietà furono messe in liquidazione. Le cause che fecero crollare la diga non vennero mai chiarite al 100%. Si parlò anche di un attentato, ma siccome con i se, i ma, i forse e i sentito dire non si fa la storia, chiudo questo quinto video che tratta della tragedia del Gleno e spero che siano stati di vostro gradimento. Se tutto va per il verso giusto,
Il prossimo video sarà dedicato ancora a un'epica battaglia combattuta nella bassa bergamasca, ed è quella di Cortenuova, che è ancora una disputa fra Guelfi e Ghibellini.